Oggi la presentazione di questo progetto, di cosa si tratta? È un progetto molto importante, un'iniziativa del Ministero che ha deciso di finanziare un progetto per ogni regione, chiaramente con candidatura, un progetto che si fonda su tre assi importanti: sviluppo delle quelle che il Ministero chiama carriere digitali e professioni del futuro, cioè carriere e professioni che si devono innestare su un'ottima padronanza delle competenze digitali, quindi professioni che per realizzarsi necessitano di ricorrere a nuovi strumenti, nuove tecnologie, ambienti multimediali che potenziano appunto il lavoro e la professione. E che però rispondano anche ad un altro requisito, siano carriere e professioni rispettose dello sviluppo sostenibile, quindi che sviluppino e si innestino sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Quindi questo è un po' il cuore del progetto che abbiamo candidato. E in pratica come verrà realizzato? Allora, noi abbiamo diversi assi importanti, insomma, diverse linee d'azione, perché sicuramente si parte da una formazione dei docenti che devono essere pronti a realizzare questi percorsi innovativi. Poi una formazione potenziata degli studenti e qui partiremo dalla secondaria di primo grado, perché le competenze digitali vanno sviluppate già da quando sono piccoli. Il Ministero distingue per i ragazzi dell'uscita dalla secondaria di primo grado per quelle che chiama le classi di competenze di base, classi di competenze di base digitali. Per i ragazzi della secondaria e del secondo grado invece verranno sviluppate quelle che sono le competenze digitali cosiddette caratterizzanti, quindi con applicazioni concrete ai tre profili, alle tre carriere digitali che abbiamo pensato di realizzare. E quindi poi ci saranno proprio la realizzazione di questi tre percorsi destinati agli studenti. Noi ne abbiamo pensati tre. Sono uno che abbiamo chiamato il Digital Eco Brand Manager, quindi un manager che si occupa di tutto ciò che è il settore del commercio, con tutte le nuove tecnologie, quindi del brand digitale. Un altro che è il settore dedicato alla salvaguardia dell'ambiente marino, dove opereremo anche perché acquisteremo anche questi strumenti di indagine sottomarina, il ROV, quindi robotizzati. E il terzo, che è quello che abbiamo battezzato il chilometro 00, che prevede il recupero di suoli incolti dell'ambiente cittadino, la loro utilizzazione, quindi lo sviluppo dell'intera filiera, dal recupero fino alla vendita del prodotto, chiaramente anche qui con tecnologie multimediali, perché qui saranno impiegati droni, il settore dell'e-commerce, quindi l'intera filiera di produzione del chilometro 00. Un progetto approvato frutto di un lavoro di sinergia, di rete tra diverse scuole, Monsanto. Sì, in realtà siamo in otto. Abbiamo lavorato in maniera molto forte alla progettazione noi dell'Istituto Boccardi e l'Ipseo, l'Alberghiero Federico di Svevia di Termoli. Però poi siccome il progetto deve avere una dimensione regionale, perché mira anche allo sviluppo del territorio, quindi abbiamo anche l'omnicomprensivo di Casa Calenda, l'omnicomprensivo di Trivento, abbiamo l'omnicomprensivo di Agnone, e il Pilla di Campobasso e le due scuole secondarie di primo grado di Termoli, di Fesagrande e Brigida. Sì, quindi un bel partenariato più ben 13 partner che ci supportano, quindi l'Università del Molise. Adesso non li nomino tutti per timore di dimenticarne qualcuno, però la Capitaneria di Porto, gli ordini professionali dei commercialisti e dei geometri, imprese di eccellenza del settore, la Mediterranea Biotecnologia, quindi abbiamo un partenariato di ben 13 enti che collaboreranno per la realizzazione del progetto. Quindi c'è già tutta un'ipotesi di lavoro. Per i ragazzi delle superiori invece le classi di competenze digitali caratterizzanti, quindi specifiche. E da qui poi sono nati i tre profili professionali che interesseranno gli studenti delle scuole secondarie e secondarie. Ce n'è uno che interessa l'ambiente marino, adesso poi cedo un po' la parola, che avete visto si basa, noi abbiamo il settore del nautico. Vorremmo risistemare anche la motovedetta perché abbiamo una serie di possibilità che sono adesso lì ormeggiate, vediamo un attimo.
E c'è il progetto anche di salvaguardia dell'ambiente marino con l'utilizzo di questi tecnologie robot, i robot, esattamente. Quindi vorremmo dotarci anche di un robot, quindi se riusciamo con la motovedetta, l'idea è che chiaramente ci appoggiamo, sì, perché... Sì, perciò la motovedetta in realtà al di là del progetto è un'idea per le attività didattiche, però sappiamo che c'è un ottimo supporto, quindi... insomma la collaborazione di tutti. E quindi questo è uno dei settori. L'altro, lo lascio illustrare, è il chilometro doppio zero. Sì, non è un'invenzione nostra, l'abbiamo un po' rubata, però il concetto è, tra l'altro abbiamo già iniziato, perché è già iniziata la semina di grani antichi, e quindi sono 13 grani diversi, che poi vengono comunque monitorati anche attraverso gli strumenti digitali, quindi il drone vigila sul processo di crescita delle piante, che sono dei grani che sono stati seminati. L'idea però è cosa c'entra con le professioni del futuro, con il mondo digitale, che oggi non c'è professione che si possa esprimere a pieno, meno che mai quella dell'agricoltura, che si possa esprimere a pieno senza il supporto del mondo digitale. Che poi entra a gamba tesa in particolar modo nel segmento successivo, che è quello del marketing, perché il grano deve diventare, in uno spazio appunto che è inferiore al chilometro, perciò chilometro doppio zero, deve diventare un prodotto finito che deve essere poi con una serie di strategie proprio del marketing digitale collocato sul mercato. Quindi l'idea è sempre di costruire una, diciamo così, una catena virtuosa che parta dall'inizio, arriva alla fine e si concluda mettendo in atto tutte quelle che sono le fasi della produzione di natura aziendale, perché anche l'agricoltura oggi e la stessa enogastronomia, la gastronomia che è comunque chiamata in causa all'interno di questo progetto per quanto attiene alla specificità dell'alberghiero agrario, è una, come dicevo, è una, un'operazione che non può prescindere dalla contemporaneità e anche dal futuro. Quindi agricoltura sostenibile, nessun pesticida, nessun tipo di coltivazione che non sia assolutamente più che biologica, e quindi il prodotto finito, che è un prodotto a chilometro doppio zero, che è un prodotto bio, ma che va collocato sul mercato con le strategie del marketing digitale. Topografo, ma prima di lettura le facevi e leggevi lettura inferiore, superiore, e facevi la media. Oggi non fai le letture, ma se non sei capace di vedere quello che poi tira fuori il drone piuttosto che il laser scanner, fai danni molto più di quelli che si facevano una volta. Quindi l'evoluzione non significa la perdita di qualità del giovane, invece significa che si è andato verso un settore, ma anche nel recupero dell'ambiente, diceva la preside, il fatto anche del recupero di vecchie aree, ancora si pensa alle costruzioni nuove, ancora si pensa a dover costruire, via dicendo, oggi si costruisce molto poco, ma la ristrutturazione e la conservazione del patrimonio, parecchi colleghi in Italia sono impegnati in attività di rilievo di patrimonio storico-culturale. Con la laser scanner si riesce oggi a rifare il 3D identico a quello che rappresenta quello che c'è del nostro patrimonio, che non è proprio poco. Per cui voglio dire, non siamo vicini, siamo dentro molto a... speriamo anche di dare una grande mano al geometra che abbiamo scoperto che ha anche un drone di proprietà, sì, che insomma voglio dire per una scuola ce l'abbiamo già, che non è proprio poco. Forse manca un attimino il collegamento fra il mondo del lavoro e il mondo della scuola. Questo è diciamo... questa l'idea di fondo del progetto, tirar fuori dei modelli di professioni concrete, attualizzabili, che stessero, sì, dentro il mondo del lavoro, il mercato contemporaneo. Forse non fossero, non facciamo, non siamo accademiche, capaci, esatto, di far capire quella che è la professione del geometra fuori. Cioè, se io penso che se un ragazzetto di terza media, seconda media vede adesso il geometra cosa fa, se vede in opera un laser scanner, un drone o altre cose, penso che non può far altro che rimanere estasiato da questo nuovo mondo. Evidentemente il mondo della scuola è stato sempre un po' distaccato dal mondo lavorativo. Proprio la professione digitale di cui parla il ministro, abbiamo fatto con loro una formazione con le strumentazioni ultime. Assolutamente. È veramente... Siamo in un altro mondo.